siamo nati all'incirca nel 2018, quest'ultimo anno siamo cresciuti tantissimo, abbiamo avuto oltre le 300 iscrizioni, facciamo raduni principalmente al Bosco di Capodimonte, ma ci vediamo anche in centri cinofili privati oppure in aree libere, insomma, che sono smistate per la città. Principalmente facciamo raduni, siamo diventati una grande famiglia, lo scopo è quello di far interagire e giocare i cani, farli socializzare. 1, 2, 3, 4, 5, 33. Vigo, il capo di monte. Allora, per favore, adesso vi mettete tutti quanti in fila con tutti quanti. Abbiamo circa 350 cani in attività che hanno conseguito il brevetto di salvataggio. Abbiamo questa prima prova in cui ci sono due persone da salvare. Il cane funge da supporto e ha una forza motrice per trainare le persone a riva. Immaginate una situazione di difficoltà, in questo caso abbiamo due ragazzi, due bimbi, immaginate una famiglia in una situazione di difficoltà, un cane con l'ausilio del Baywatch e di questa speciale imbragatura riesce a fare un lavoro egregio. Lei è Cheyenne, un applauso! Adesso forza. Abbiamo una bagnina che da sola era sotto sulla spiaggia, ha visto una persona in difficoltà, recupera il Baywatch e lo porge al malcapitato. Il suo lavoro è quello sempre di portare in salvo una vita umana. Un applauso a Alice! Adesso una Labrador Luna, che in questo caso ha tre persone da recuperare. Riesce a raggiungere una dopo l'altra e questa speciale imbragatura ha dei maniglioni, quelli di colore giallo, che permettono a più di una persona di aggrapparsi e di essere trainati a riva. Un applauso a Luna!